Mattinatissima, la musica più bella di tutti i tempi. In studio, Lidia. Strada in mezzo al cielo era il titolo della canzone. Adesso abbiamo Salvatore Pangallo, classe? Prima D. Prima tempo D. Tempo prolungato. Ah, tempo prolungato. Allora, secondo te, come funziona Radio Studio 95? Secondo te è una radio che va, che viene ascoltata? Sì. Sì, allora mi parli un po' di... Cosa succede? Dimmi, dimmi tu, parla tu, io ti lascio parlare, non voglio influenzarti. Io in realtà avevo delle domande. Da farmi? Oh mamma mia, adesso mi metti in difficoltà. Dimmi Joy, allora, che domanda avevi da farmi? Che lavoro fa uno speaker? Allora, il lavoro che fa uno speaker è solo di parlare, presentare la musica, e accontentare i radioascoltatori, studiare, perché bisogna pure studiare, non è che si può così improvvisarsi speaker, quindi bisogna studiare la dizione, bisogna parlare perfetto italiano, non in dialetto, e poi stare attento appunto a tutti i programmi che ci sono in una radio, stare attento su WhatsApp, stare attento sugli SMS e così via. Quindi lei è lo speaker? Sì, diciamo di sì, è da tanti anni ormai che lo sono. Hai altre domande? Sì, da quanto tempo c'è questa radio? Ha fatto 40 anni, quindi è vecchia ormai la radio. Su quale canale andate? Allora, noi abbiamo parecchie frequenze, 102.8 per quanto riguarda Melito, Porto Salvo e dintorni, 102.5 sulla Ionica. La Ionica sai cos'è, vero? Sì, sì, bravo. Ecco, benissimo. Hai qualche altra domanda? Basta, ti sono bastate queste domande? Benissimo, adesso passiamo invece ad un carissimo ragazzo ucraino. Sì. Ciao, come ti chiami? Ilia. Ilia, dimmi. Io sono Ilia Kazai, venuto da Ucraina, a me 13 anni, io sono classe prima D, tempo prolungato, mi piace ascoltare molto musica di inglese o anche italiano, anche in Ucraina. Io lo so molto musica di italiana come la Felicità, che come bello. Una canzone di Albano e Romina. Albano e Romina, sì, anche lo so la canzone con la chitarra in mani. Mi piace questa musica, anche a volte io a casa questa musica... L'ascolti volentieri. Ascoltami, ma tu suoni qualche strumento? No. No, niente. Ti piace solo ascoltare musica e basta? Ascoltare musica con mio fratello. Come si chiama tuo fratello? Kirill. Oh, in italiano? Perché dobbiamo tradurre i nomi, non si può tradurre. In italiano non c'è traduzione. Sì. Va bene, d'accordo. Ok, adesso daremo un istante alla regia, alla linea e poi ci risentiremo. Radio Studio 95. Allora, ritorniamo in diretta, lo facciamo con un insegnante, ecco, e lo facciamo con un insegnante e lo facciamo con un ragazzo. Come ti chiami? Lomuscio Giovanni. Lomuscio Giovanni, classe? Prima D, tempo prolungato. Oh, tu mi parlerai di un progetto in inglese addirittura. Io l'inglese non lo conosco, quindi non mi ci mento per niente a pronunciarlo. Quindi se per favore lo pronunci tu e mi dici in che cosa consiste. Allora, il progetto è un progetto CLIL. Progetto? CLIL. Che significa CLIL? È una disciplina, qualsiasi scienza, storia, che viene interpretata in inglese. Il nostro progetto riguarda appunto le scienze e l'inglese. Si chiama... What do you need to stay healthy? Allora, io ci avrei impiegato un anno per pronunciare questa frase. Tu l'hai detta in un secondo, bravissimo. E allora, quindi? Questo vuol dire cosa dobbiamo fare per stare in salute. Appunto, riguarda temi diversi, l'alimentazione e l'esercizio fisico. L'alimentazione, ma voi mangiate briochine, patatine... Appunto, ma non conta mangiare sempre patatine, porcherie varie. Sempre questi cibi. La quantità è la cosa più importante, quindi bisogna mangiare più cibi, i cibi più salutari e quelli meno salutari da evitare, non da mangiare. Da evitare.
sono, è meglio evitarli, a dire il vero, che mangiarli. Quindi niente patatine, niente fritture, è vero? È appunto. Vabbè, quando si va ad un matrimonio, ad un battesimo, una volta ogni tanto si può fare, vero? Mm. In qualche festa, voglio dire, ecco. E poi? Dovevo fare un altro progetto, abbiamo fatto un altro progetto poi, sempre del tempo prolungato, e si chiama Leggere emozionando. È un tema appunto che riguarda soltanto la lettura, che interpreta dei due temi, l'amicizia e il bullismo. Abbiamo visto anche un film, La gabbiella e il gatto, che accentua appunto questi due argomenti. Non mi veniva la parola. Non ti preoccupare, non c'è problema. Siamo qui in diretta, quindi tranquillo. Questi due argomenti. Quindi. Ma hai qualche poesia da leggermi? Dopo che parli del progetto, giusto, giusto. Non ti interrompo più allora. Dimmi. Poi dobbiamo capire anche che l'amicizia non è approfittare, non è un discorso di abituarsi, è un rapporto sentimentale che provi per un altro, appunto, per ricordare che le amicizie non si fanno così. E poi il bullismo, che è sempre una forma di violenza che bisogna appunto evitare. Nella tua classe ce n'è bullismo? No. Meno male, sono contenta. Allora, vediamo un po' sta poesia che mi... Sì, l'avevamo scritta per la giornata di pedagogia e si chiama Ogni scolare. Allora, recitala. Ogni scolare pensa, devo andare a scuola, dove ogni bambino, come un uccellino, apprende e vola. Ognuno ha un suo ingegno, mettendosi in impegno. Ognuno ha un diritto e un dovere, ma senza studiare, in un lavoro non potrai sperare. La scuola è come una corrente, dove ognuno espande la sua mente. Questa è la scuola che vorrei, dove tutti quanti studiamo, io, tu e lei. Che bello, bravissimo, un applauso ci vuole. Insomma, voglio dire, è bello, bravo. E adesso invece, ma tu, diciamo, l'amicizia, come l'interpreti, oltre, diciamo, a quello che mi hai detto? Secondo te, cos'è l'amicizia? Tu hai qualche amico? Sì. Ma amico che ti dividi anche il sonno, come suol dirsi, oppure amico così tanto per parlare, per uscire, dimmi. No, ci sono alcuni che appunto sono, come si chiamava quel termine, non mi ricordo, appunto, non siamo attaccati, però siamo comunque amici. Alcuni erano amici. Cioè sono delle amicizie un po' superficiali, voglio alcune, dire. Alcune, però altre invece sono... Più intime. Ma tu con questi amici che fai? Dipende, non lo so ancora. Giochi? Cosa fai? Ecco, esci, vai a mangiare la pizza, che fai? Gioco, studio con loro, mi diverto, esco con loro. Quali sono i giochi che fai con gli amici? Allora, certe volte giochiamo con le carte. Ma pensa a pallone, usciamo a giocare a pallone. Ecco, allora così ci andiamo bene, guarda, ma con le carte evitiamole. Ma non carte, quelle là tipo rischio. E allora che carte giochi, scusa? Non vedo niente. Ah, ti ho messo in imbarazzo adesso. Allora sì, che carte sono, dimmi. Ancora non mi ricordo. Ma sono le carte che trovate nelle patatine? Sì, anche. Ah, ecco, appunto. E poi ci mettiamo a giocare a pallone. E poi certe volte alla ricreazione giochiamo a calcio, però usando la gomma. Gli insegnanti ci scrivono sempre. Questa è bella. Ma l'abbiamo fatto tutti comunque, quindi non è un problema questo. Bravissimo. E accanto a me invece abbiamo un insegnante, ecco, la signorina Chilà. Allora, vediamo un po' cosa mi vuoi dire tu stamattina. Buongiorno, innanzitutto grazie per averci accolto presso i vostri studi. Figurati, a noi fa sempre piacere, soprattutto quando si tratta di ragazzi preparati come sono loro e che hanno bisogno di imparare ancora di più quello che sanno, ovviamente. E infatti il nostro progetto è nato proprio da due constatazioni. Una è che sul nostro territorio è presente una ricchezza, una risorsa di fondamentale importanza e di enorme valore, quale appunto Studio 95 Merito TV,
e dall'altra la constatazione della ricchezza dei nostri alunni, dei progetti che fanno a scuola, variegati, che come avete visto vanno dall'inglese, dalla lettura e varie scienze, insomma sono multitasking come diremmo oggi. Infatti. E proprio abbiamo pensato che entrare in contatto con questa nuova realtà che è appunto la radio e anche la TV, proprio perché sono i nuovi strumenti di comunicazione, abbiamo pensato che potesse essere un'occasione di crescita. Ma per gli alunni stessi, e quindi abbiamo pensato ad una collaborazione tra scuola e radio TV, quindi non soltanto per valorizzare le due risorse presenti nel nostro territorio, scuola e studio 95, ma anche per far capire ai nostri alunni come si possa comunicare utilizzando la tecnologia. E questi, come avete visto, sono alcuni degli alunni del tempo prolungato che veramente hanno lavorato tantissimo in classe e ci tenevamo che potessero far conoscere quello che in realtà fanno. La scuola non è solamente didattica tradizionale, esatto, ma è una didattica ormai diversa, è un ampio raggio. Anche l'alunno stesso, Giovanni, ha parlato. Infatti. Ci tengo molto al progetto Leggere Emozionando, perché è un progetto dove la lettura non è fatta sul libro. Ma infatti. Non è fatta solamente sul libro, ma è fatta alla LIM. È fatta attraverso i film, perché anche i film sono una sorta di lettura, no? Certo. E quindi è rivolta a tutti, a chi è più bravo, a chi è meno bravo, a chi ha più difficoltà, a chi invece eccelle in maniera magari ecco più semplice. Quindi una lettura che mira a sviluppare tematiche importanti, quali appunto, come ha detto l'alunno stesso, l'amicizia e il bullismo. E quindi niente, siamo contentissimi di essere qua, gli alunni in particolar modo. È vero, lo leggo nei loro occhi, guarda, si vede, è vero. Si vede, hanno lavorato tanto e ci tenevano ad essere qui oggi, grazie ancora. No. Mattinatissima, la musica più bella di tutti i tempi, in studio, Lidia. Sono amoroso con questo comunque andare e adesso abbiamo la professoressa accanto a me, buongiorno. No. Allora ci parlerà un pochino di questo progetto e cosa avete fatto, sì, ragazzi come hanno risposto a questo progetto, se avete trovato difficoltà nel realizzarlo, perché di solito ci sono sempre, però poi piano piano si superano. Sì. Innanzitutto volevo approfittare e ringraziare tutto Radio Studio 95, in particolare lei signora Lidia, per la collaborazione. L'amministrazione comunale, tutto il dirigente scolastico, il suo staff e tutti gli insegnanti curriculari nel corso di. I ragazzi sono stati molto contenti di partecipare a questo progetto, anche per noi è la prima volta, quindi in pratica ci siamo emozionati insieme ai nostri stessi alunni e che devo dire fare i miei complimenti. Il progetto nasce dal progetto iniziale Emozionando, che era di lettura, che era anche leggere il territorio, e in particolare ringrazio anche la prof Noce, sempre la prof Surfaro, e un insegnante del corso D che si chiama Chiara Dattola, e anche la collaborazione della prof Pezzano, la prof Cogliandro, che è una delle dei direttori della questo giornalino scolastico che hanno fatto i nostri alunni nel corso di e che poi parlerà praticamente il nostro alunno io Giuseppe ringrazio Verducci. Ancora tutti le difficoltà, speriamo di superarle di volta in volta insieme ai nostri alunni, insieme a voi, alla vostra pazienza, non e che possa problemi. Diventare veramente una collaborazione duratura per tutta la scuola. È importante soprattutto per gli alunni che conoscono veramente la realtà, perché diciamo il leggere, lo scrivere sono diciamo così aleatori, per quanto riguarda invece la realtà è ben diversa, sì. Quindi loro devono affiancarsi alla realtà, sennò guai, insomma, voglio dire, se rimane tutto così in modo superficiale non toccheranno mai con mano cosa vuol dire. Oggi sicuramente tutti i ragazzi che sono qua hanno capito che cosa consiste una radio. Ecco, abbiamo un microfono, abbiamo una televisione, abbiamo dei monitor che continuamente controlliamo, abbiamo un mixer che serve appunto per aprire e chiudere le comunicazioni e per mandare la musica, quindi dobbiamo stare attenti a tante cose. Non è soltanto parlare ad un microfono, ma è leggere i messaggi, le telefonate, i messaggi tramite
SMS, i messaggi tramite WhatsApp e tanti altri sistemi che purtroppo esistono, esiste Instagram, esistono altri modi per comunicare con un'emittente radiofonica. Voi avete i telefonini, avete i cellulari, nei cellulari ci sono anche c'è WhatsApp, ci sono gli SMS, quindi sono dei mezzi di comunicazione importantissimi. Oddio, se non ci fossero sarebbe anche meglio, è vero? Perché così non saremmo raggiungibili in qualsiasi momento. Sti telefonini che suonano in continuazione, anche a scuola, perché ora si usano anche a scuola. Però è un bene. Non si può. Però è un bene perché tante volte, ecco, un bambino sta male, avvisa la mamma, in un attimo, voglio dire, arriviamo. Altri progetti per il futuro, diciamo? Sì. Ci sono un sacco di progetti praticamente, alcuni alunni non sono presenti perché hanno avuto dei problemi, quindi verranno, ricordo, i prossimi appuntamenti con il suo permesso del certo. 26 maggio e del 6 giugno. Giugno, chiedo scusa. Siamo in ferie a luglio, almeno speriamo. I nostri alunni sono i più contenti naturalmente di tutti. Ora, vorrei lasciare la sì, parola certo. a uno. Ok, adesso Giuseppe, di che cosa mi parli tu? Del tempo prolungato? Di che cosa? Ah, ho saputo che tu farai degli indovinelli sì. ai nostri radioascoltatori. E se indovineranno avranno un premio. Sì, un pacco di colori. No, attento. non lo diciamo così, è una sorpresa. Okay. Ah, ormai l'hai detto, quindi non fa sì. niente. Allora, parlami tu di questo. Allora, noi ragazzi il tempo di prima, seconda e terza D abbiamo creato questo giornalino con l'aiuto di alcuni insegnanti che ci hanno dato il loro tempo e ci hanno aiutato a farlo. Tra questi cito la professoressa Noce, la professoressa Surfaro, la professoressa Cogliandro e anche il preside, il prof. Antonino Anastasi. In che cosa consiste questo giornalino? Allora, in questo giornalino, ecco qua, si intitola Il Tempo di... Ecco. Che, di cui facciamo dono alla radio. Grazie. Questo giornalino tratta di diversi argomenti che ha anche approfondito nel corso dell'anno scolastico 2015-2016. Tra i principali troviamo il bullismo, che per fortuna secondo l'Istat è calato al 20% negli ultimi anni. Poi abbiamo approfondito la storia del nostro territorio, quindi la storia di Melito. Sì. Siamo tornati all'Ottocento, quando ha sbarcato Garibaldi sul nostro territorio con le camicie rosse, e abbiamo parlato del Torino, della Franklin e di cosa è successo poi. E infine abbiamo trattato pure della letteratura in Calabria, perché anche se non citati molte volte, ci sono stati molti importanti autori qui in Calabria della letteratura che non si conoscono. Perché si parla sempre degli autori più importanti, ma di questi nostri proprio. Invece qualche insegnante finalmente... Anche per motivi politici. Invece qualche insegnante finalmente è riuscita ad inserirne qualcuno. Ascoltami, avete parlato anche di cucina. Sì. In questo giornalino. A te piace mangiare? Sì, mangiare sì. Però sei magrolino, non è che poi... No. Ecco, ti mantieni bene nonostante tutto. Mangiare mangio. Mangiare mangi, vero? Ecco, va bene. Allora, poi dimmi, quali sono questi indovinelli? Infine, invece, questo giornalino l'abbiamo arricchito con indovinelli, rebus, cruciverba e altri giochi fatti da noi, creati dalla classe, dai ragazzi. Ora vi presenterò tre indovinelli, chi indovinerà appunto vincerà questi colori. Mi dovrai lasciare gli indovinelli, perché se qualcuno poi mi telefonerà io glielo ripeterò, perché tante volte magari così in diretta non si prende. Ah, ci sono qua inseriti, quindi li prenderemo da qui gli indovinelli, però mi dovrai dire, sono tutti e tre qui dentro, in modo tale che io poi possa naturalmente, in caso chiamano, questi qua sono. Va benissimo. Allora, qual è il primo indovinello? Vediamo allora, un po'. Non dovete telefonare oggi. Ecco, entro il 26, quindi studiate, pensateci logicamente, entro il 26 ci darete la risposta quando ritorneranno gli alunni. Non sono abbastanza facili. Sono facili? Ah, per me che io non ne capisco niente, guarda, dimmi. Allora, il primo è: qual è il piatto preferito di Mazzini? Ecco, lo troveranno penso in qualche enciclopedia sicuramente. No, e poi il secondo: qual è l'animale che non sa mai dove andare? Questa è buona. E infine: perché in America fa freddo?
Ah, ecco, questa è una domanda interessante, un indovinello interessante, certo, però chissà quale sarà la risposta. Quindi a questo punto poi il giorno 26, se non avete naturalmente avuto il tempo di assimilare questi indovinelli, potete tranquillamente chiamarci allo 0965 78 15 02 e noi ve li ripeteremo. Non vi daremo la soluzione, ovviamente, perché ce la dovete dare voi, e il giorno 26 chi vincerà avrà il premio dei ragazzi. Ok, vi ringrazio naturalmente e spero di potervi riavere al più presto, con giorno 26 ci rivedremo, quindi con qualche altro argomento. Grazie, penso, vero? Sì. Quale sarà l'argomento del 26? Lo dovete ancora stabilire? Sì, ci sono anche vari progetti, per cui prima di decidere, siccome è un lavoro loro, prima ci consigliamo con tutti gli alunni di quale progetto vogliono parlare. Radio Studio 95. Happy Radio.